A Fragola il Consiglio Comunale boccia l'istituzione di un premio dedicato ad Alfredo Manzoni, bimbo vittima di Camorra. Vediamo tutta l'indignazione e la denuncia del consigliere comunale Antonio Iazzetta nel servizio della nostra Tiziana Castaldo. A Fragola divisa in due sulla questione del premio alla memoria del piccolo Francesco Aversano di soli 7 anni, ucciso nel 1975 da un proiettile vagante durante un agguato della Camorra. Da una parte la maggioranza di centrodestra che ne fa una questione di metodo, dall'altra le opposizioni che cercano di mettere alle strette il sindaco. La conclusione vede un no alle iniziative col fine di educare le generazioni moderne a quella memoria collettiva che dovrebbe essere una pietra miliare delle mura della legalità. Accade che durante l'ultimo Consiglio Comunale, per la legge di bilancio, i consiglieri di maggioranza hanno bocciato la proposta di un premio rivolto agli alunni delle scuole fragolesi per ricordare il piccolo Francesco, che morì dopo 2 anni di cure dolorosissime, a seguito di un ferimento da parte della Camorra alla quale la sua famiglia era completamente estranea. A darne la notizia è stato il consigliere comunale di Afragola, Antonio Iazzetta, per il quale quello che è accaduto nel Consiglio Comunale è gravissimo, perché il no alla proposta è come aver dato uno schiaffo alle vittime innocenti della Camorra. Non dimentichiamo che il povero Francesco fu colpito alla schiena mentre parlava con i genitori. Il bambino sopravvisse, ma rimase paralizzato, non riuscì mai più a riprendersi. Rimase immobilizzato in un letto d'ospedale fino a che il suo gracile corpo non resistette più e morì così 2 anni dopo, al termine di una lunga agonia. Io vi invito ad essere aggiornati sul nostro portale www.nanotv.it e su tutti i nostri canali social. Grazie.